Buonasera, un caloroso benvenuto a tutti i nostri spettatori. Stasera, in apertura della nuova puntata delle Voci del Silenzio, abbiamo potuto ascoltare il brano Redbone. Infatti è tornato a trovarci un graditissimo ospite, Filippo Perbellini, che questa volta è venuto accompagnato, come si suol dire. Insieme a lui, infatti, abbiamo Samuele Lorenzini, suo compagno d'avventure nel duo musicale che si chiama Double Soul. Ciao Phil e ciao Sam. Cominciamo con le vostre presentazioni. Ciao a tutti, buonasera, io sono Filippo Perbellini e sono qui con un mio carissimo amico e compagno di avventura, Sam Lorenzini, in veste di Double Soul, questo è il nostro progetto. Io sono un cantante, ma anche un pianista, un compositore, appassionato di musica chiaramente fin da piccino, faccio le mie prime esperienze musicali in TV con Mike Buongiorno su Rete 4, Bravo Bravissimo e Canzoni sotto l'albero, e poi per passare diciamo all'esperienza un po' più grande che ha segnato un po' la mia carriera, che è stato Sanremo nel 2009 con Cocciante. Ecco, Sam? Ciao a tutti, io sono Sam e anch'io ho iniziato con la musica veramente da piccolo, perché a 6 anni ho iniziato col violino. Poi sono passato al pianoforte, poi percussioni, però la passione vera è scattata tardi, perché ormai erano quasi arrivati i 18 anni e ho incontrato la chitarra e lì c'è stato il grande amore, ho cominciato a studiare musica veramente e ho scoperto in concomitanza anche un genere musicale che prima non avevo mai sentito, perché in casa mia di musica ce n'era poca. Si chiamava soul music, R&B, tutto un mondo, un genere musicale che io non avevo avuto possibilità di ascoltare e ho cominciato ad appassionarmi a quel genere, quindi a suonarlo e a cercare informazioni, artisti, musicisti, e questa cosa mi ha fatto incontrare poi nel tempo anche Filippo, con cui è nato questo duo. La passione per la musica poi si è sviluppata anche sulla forma video, perché mi piace molto registrare video. Abbiamo iniziato anche praticamente insieme quasi 10 anni fa e ho continuato con diverse collaborazioni, con diversi musicisti, quasi avendo una sorta di diario costante in aggiornamento, che sta continuando e in questa pandemia si sta sviluppando ulteriormente. Allora, sicuramente questa cosa che è capitata è un evento molto particolare che ha segnato assolutamente anche per noi Double Soul la nostra attività lavorativa. Quindi c'è stato uno stop generale, chiaramente, che ci ha non permesso di poter lavorare, di fare quello che più ci piace, che è suonare live. E quindi suonare per la gente, suonare negli eventi, e soprattutto suonare per noi stessi. E quindi questa è stata una cosa per noi, sia dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista emotivo, molto, direi molto 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 forte. Sì, perché in realtà bloccandosi un po' l'occasione e la nostra occupazione principale, che è il live, ci sono venuti a mancare un po' anche gli stimoli, no? E quindi è stato difficile avere occasione, motivo di trovarsi, in quanto proprio non c'era poi uno scopo finale. E quindi è stata abbastanza dura e ci ha messo alla prova, ma abbiamo molta voglia di rientrare in campo e speriamo ci manchi davvero poco. Quando siamo nati, noi ci siamo conosciuti bene o male. Io ho visto Filippo la prima volta, era un saggio, mi ricordo, di una scuola veronese di musica, in cui partecipavamo tutti e due come allievi, però lui era veramente un ragazzino, anche perché c'è un po' di differenza di età, un bambino si può dire, perché ancora la voce era bianca, e cantava Giorgia da paura, e quindi lì è stato il primo approccio, però vabbè. Poi sono passati diversi anni e l'ho visto a Sanremo, ovviamente, e poi invece ci siamo rivisti su un palco al Giamaica a Verona, in un periodo in cui si facevano jam session settimanali, tra l'altro insieme anche al bassista che vedrete dopo e che avete già visto.
Per cui lì c'è stato un incontro sul campo. Abbiamo suonato insieme e abbiamo capito che c'era una passione comune che ci legava, e da lì è nata poi una collaborazione che è diventata poi anche amicizia nel tempo. Sì, poi dopo esserci conosciuti in questa occasione, io avevo un evento importante alla quale mi serviva una band che completasse un po' mia personalità, e ho deciso diversi musicisti, e uno di questi è stato proprio appunto Sam, e da lì poi, conoscendoci e scoprendo la nostra passione per il soul, sono nati i Double Soul, quindi due soul, due anime appassionate di musica soul che si uniscono. Allora, il nostro repertorio principalmente si basa su cover, quindi quello che facciamo noi è prendere le canzoni che più ci piacciono e più ci danno energia e le trasformiamo, chiaramente cambiando degli arrangiamenti e quindi portandoli più vicini alla nostra intenzione, al nostro sound, e li facciamo nostri. E questa è un po' la caratteristica dei Double Soul. All'inizio è nata questa cosa più come un gioco di cover, che poi si è trasformato nel tempo poi anche in brani originali. Quindi siamo partiti anche con molti video su YouTube, sul nostro canale ufficiale, dove facciamo una serie di video di questo tipo. Ne avremo, quanti ne abbiamo fatti? Penso almeno una cinquantina. Ecco, almeno una cinquantina, dove coinvolgiamo anche personaggi come altri cantanti, altri musicisti. Ci piace proprio questa collaborazione di menti e di musica, combinazioni interessanti. Certo, sì, perché il progetto è un po' modulare, cioè noi partiamo in duo, però negli anni ci siamo sempre attorniati di altri musicisti con cui ci siamo esibiti, abbiamo fatto festival, abbiamo fatto eventi privati, qualsiasi occasione era buona per poter inserire e conoscere musicisti lungo tutto lo stivale, perché siamo arrivati a suonare in Sicilia, abbiamo suonato in Costiera Amalfitana, abbiamo suonato e ogni volta cercavamo musicisti anche della zona con cui poter interagire, e questa cosa è stata molto arricchente, perché poi ogni musicista portava la propria personalità, la propria identità, fino ad arrivare ad avere poi una formazione un po' più consolidata con alcuni musicisti, che sono quelli che avete appunto visto, e con cui abbiamo poi anche registrato video e album. Beh, ma basta parlare tu. Ma smettila! Ma stai continuando a parlare, basta! No, la domanda era se non litighiamo mai. Direi che... Di base no. Sì, c'è stato un rapporto sempre molto professionale, no? Per cui se c'era qualcosa che non andava, certo, magari si discuteva, se ne parlava, però si è sempre cercato di risolvere il tutto subito, ecco, senza portarsi rancori, senza avere tensioni non dette, cose che non aiutavano poi la naturale svolgimento, insomma, delle nostre attività, ecco. Abbiamo retto più di 10 anni, speriamo di... Sì, dai, di non finire come Jalis o come, non so, però dai, finora è andata bene fino adesso, quindi siamo sì. Contenti. I nostri progetti per il prossimo imminente futuro sono quelli assolutamente di riprendere la nostra attività live, e quindi non aspettiamo altro di tornare sui palchi, di accogliere il calore della gente e di... insomma, di riprendere il nostro lavoro, che è quello di suonare in giro. Chiaramente noi abbiamo fatto nel nostro piccolo anche dei dischi. Il primo disco è qua, ve lo faccio vedere, vediamo se si vede. Si chiama In the House, che è il nostro primo disco, che è una raccolta di cover, le nostre cover più belle, che poi chiaramente abbiamo fatto anche i video su YouTube. E poi un altro disco. Sì. Soul Express. Esatto, è stato fatto e prodotto a Viareggio, negli House of Glass Studio da Gianni Bini, e racconta... Certo, sì, e sostanzialmente l'idea è quella di far uscire ogni tot, diciamo, un the best dei pezzi che suoniamo anche live, eccetera, no? Inserendo ogni volta comunque anche dei pezzi originali, perché ce n'erano due nel primo disco, due li abbiamo messi nel secondo, e l'idea è quella comunque di andare avanti anche con questo filone. Anche se appunto gli eventi live sono il nostro pane, quindi speriamo veramente di tornare presto.
Tanti live che c'erano nel 20 sono stati poi spostati nel 21, speriamo che non si debba rispostare del tutto e di cominciare da quest'estate a rimuoversi dal vivo. Il primo brano che eseguiremo stasera è una cover di George Benson, il titolo è Give Me The Night, e alla mia destra abbiamo alle tastiere Dario Dalmolin, dietro di me al basso Larry Mancini, alla mia sinistra alla batteria Maurizio Sgaramella e chiaramente Sam Lorenzini alla chitarra. Double Soul. Dark is falling, you know the spirit of the party starts to come alive until it is dawning. You can throw out of your blues with the city lights, cause the music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night, yeah, yeah, yeah. Just give me the night, all right, tonight. You even need an action, a place, a dime, a glass of wine, a little late romance, it's a chain reaction. All the spirit of the world coming out to dance, cause the music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night, alright, tonight. Just give me the night, alright, tonight. Girl, close your eyes, let the rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Relax your mind, way back and groove with mine. You better feel that heat and we can ride the boogie. Allora, il secondo pezzo che faremo sarà Shape of You di Ed Sheeran. E lo trasformeremo un attimo e fa più o meno così. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. I sit me and my friends at the table doing shot, drinking fast, and we talk slow. Come over and over and start a conversation, and trust me, I trust to give it a chance now. Put my hands up, put a fan on the jukebox, and when we start to dance, come on, singing that girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, said boy. Let's not talk too much. Ride on my waist, put that body on me. Come on now, follow my lead. Come
come on now, follow my lead. 'Cause I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. 'Cause I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now your bed sheets smells like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I said, I met this girl late last week. She said, don't you worry if I disappear. She told her I'm really looking for another mistake. I told her no friend, thinking the troubles await right now. But I jump right in, a week and leverage her. I reckon she is only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away for a month until my past crashed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you can swim by my room around 10. Maybe bring a lemon in the bottle of gin dip. Chip between till the 8 a.m. If you wanna meet, she wanna sleep, said she's singing. I'm in love with your body. 'Cause I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. 'Cause I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now your bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. 'Cause I'm in love with your body. Oh, 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 oh. 'Cause I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. 'Cause I'm in love with the shape of you. E chiudiamo in bellezza questa puntata con dell'ottima musica. Noi ringraziamo i Double Soul che ci hanno tenuto compagnia quest'oggi e come sempre auguriamo loro di poter riprendere quanto prima le esibizioni live, che sono la linfa vitale di ogni musicista. Ringraziamo naturalmente anche tutti coloro che ci hanno voluto seguire fin qui. L'appuntamento è alla prossima puntata. Ciao! Ciao, vi salutiamo anche noi. Ciao a tutti, tutti, ciao a tutti, grazie mille. Grazie alla Showtime. È stata una parvenza di normalità che ci ha fatto veramente un sacco piacere. Ripresento al volo i musicisti: Maurizio Sgaramella alla batteria, Larry Mancini al basso, Dario Dalmolin alle tastiere, Filippo Perbellini alla voce, Sam Lorenzini alla chitarra. Double Soul.